A New York da domani ci sarà la possibilità, anzi dal 2019 ci sarà la possibilità di indicare nei certificati di nascita il gender X oltre a maschio o femmina. Come la ritiene una scelta? Ancora una volta New York si mostra come una delle città più avanti nelle libertà civili. Io credo che il messaggio potente che viene dato è che esistono le persone. Noi per troppi anni si è fatto quel grave errore che si parlava di uomini e non si parlava di donne. Poi grazie soprattutto alle lotte dei movimenti femministi, alle tante donne, non si parla più solo di uomini, ma si parla di uomini e donne. E ancora poco, perché si esclude nel parlare di uomini e donne. Ci sono le comunità LGBT, le trans, persone che possono avere le identità sessuali più differenti, ed è giusto che chi abbia poi la consapevolezza a un certo punto della vita di avere una specifica identità e che scelga lui nella più grande libertà qual è l'identità che vuole inserire nella propria carta d'identità. Quindi ripartiamo dalle persone, e le persone sono poi alla fine tutte differenti le une dalle altre, ma che devono avere tutti gli stessi diritti.